non lo so, devono dirle gli altri. Per quel che mi riguarda, per quel che riguarda soprattutto la mia storia vocazionale, devo dire che non c'è stato nessun colpo di fulmine, nessuna caduta da cavallo, come presumibilmente sarebbe successo a Paolo. Una vita abbastanza normale, vengo da una famiglia molto numerosa, 9 figli, quindi io potrei dire che la mia vocazione è nata proprio nella famiglia e quindi è maturata nella parrocchia. Sono entrato in seminario molto giovane, anzi ragazzino, in prima media, e ecco, se dovessi però guardare realmente o identificare il momento in cui ho deciso in maniera fortemente consapevole, ma anche, diciamo, decisa di seguire la via del sacerdote, servire il Signore e anche gli altri come prete, come sacerdote, devo dire che questo è avvenuto dopo gli esami della maturità classica, quando ho deciso di proseguire il mio cammino e quindi anche raggiungere attraverso il percorso formativo, il percorso anche di studi, raggiungere il momento della ordinazione sacerdotale. Da quel momento devo dire che ho avuto una vita abbastanza movimentata, ma nel senso che per volere del mio vescovo ho anche frattanto conseguito la laurea in filosofia presso l'università statale, e questo lo ha portato anche gli altri vescovi a chiedermi di insegnare nell'allora seminario regionale di Benevento. E dopo, quando quel seminario si è chiuso, sono passato, ho insegnato nella Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, soprattutto nella sezione San Luigi dei Gesuiti, e così insomma me la sono portata fino a quando sono stato nominato vescovo. Però ecco, non bisogna dimenticare che mentre insegnavo ho comunque sempre fatto il parroco, sempre chiesto al vescovo di unire alla ricerca, all'insegnamento, unire comunque l'attività pastorale, il servizio di ministero diretto proprio come parroco. E dovessi dire un po' quale di questi miei impegni mi hanno formato di più, non lo so dire. Sicuramente l'aver continuato a studiare mi ha aiutato a fare bene il parroco, e fare il parroco mi ha aiutato anche a collocare al posto giusto il tema dello studio, dell'insegnamento. Secondo me bisogna continuare ad amarla come altri ed altre hanno sempre amato la Chiesa. Se ci si sente all'esterno della Chiesa, di questa famiglia, unicamente per giudicarla o per strumentalizzarla, è chiaro che sia sua strada sbagliata. La Chiesa la amiamo come si ama una mamma, no? Come la si ama per quello che è, per quello che fa, tenendo presente che evidentemente la Chiesa, la nostra Chiesa, guidata dallo Spirito del Signore, è comunque fatta di uomini ed è fatta di donne, e tutte quante le fragilità che in essa si manifestano, evidentemente in alcuni può far sorgere il dubbio o anche la decisione di lasciar perdere. Tutto questo però evidentemente non deve toccare chi ha passione per il Vangelo. È chiaro che la Chiesa ha questo compito di trasmettere, di testimoniare il Vangelo. Lo fa attraverso strumenti, attraverso realtà umane, attraverso anche le persone. Queste sono soggette tutte quante a fragilità. Questo evidentemente non deve però farci pensare che le negatività, le fragilità sono ineluttabili nella Chiesa. Chiunque di noi, soprattutto voi giovani, dovete mettercela tutta, metterci tutta la passione necessaria perché quello che dite, quello che fate possa far risplendere il volto bello della Chiesa, e non invece dover costringere lo Spirito Santo a fare gli straordinari per non farci fare brutte figure, per non fare brutte figure a lui stesso. Io non legherei
consigli non ne ho da dare, perché io penso che ognuno di noi dà consigli e riceve consigli vivendo, no? Per cui io penso che ciascuno di voi i migliori consigli non li riceve da uno che viene apposta qui per un'occasione particolare, li riceve da coloro i quali con voi camminano, quindi i vostri formatori, le vostre famiglie, le vostre comunità. I consigli migliori vi vengono di là, perché avete tutto il tempo di ascoltarli, di verificarli, di sperimentare, di intensificarli, insomma avete la possibilità di metterci del vostro, perché secondo me dovete diffidare da coloro i quali arrivano qua, vi danno consigli e poi se ne vanno a casa loro, come potrei essere io. Una cosa assente di poter dire quello che mi ha fatto affrontare anche momenti di difficoltà proprio nella mia vita di prete, di uomo, di credente, di prete, di vescovo, è proprio la passione per il Vangelo, la passione per la Chiesa, la passione per Cristo. Quindi tutto questo evidentemente non si compra un negozio, la passione non è in vendita, la si nutre e la si nutre, sì, la si sviluppa dentro di sé proprio attraverso la preghiera, quella normale, no? Quella di ogni giorno, la vita di relazioni leali soprattutto, e anche attraverso uno studio che sia non fine a se stesso. Ce ne studiamo per dover capire meglio quello che il Signore vuole da noi, ma anche per dire meglio quello che Lui vuole dire agli altri attraverso di noi.